Qui al Lido di Venezia sta piovendo, è una giornata di preapertura dell'80ª mostra del cinema. Questa sera ci sarà la proiezione di Portrait of Gina di Orson Welles, un omaggio a Gina Lollobrigida. Domani l'inaugurazione, primo film di apertura, Il comandante con Pier Francesco Favino di Edoardo De Angelis. Favino interpreta il comandante Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini della Regia Marina, che si trovò a contrastare l'attacco di un mercantile e passò poi alla storia perché salvò i 26 naufraghi del mercantile che aggredì il sommergibile. Fervono i preparativi, sono qui davanti al Palazzo del Casinò, dove questa mattina c'è stata la visita del Ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha visitato i lavori di finitura della rinnovata Sala Perla, una sala che sarà destinata non solo alle proiezioni dei film, ma anche a convegni e congressi, un intervento che rientra nel piano di recupero di questo palazzo importantissimo per il Lido di Venezia.